Energia dai rifiuti è l'alchimia del nostro secolo. Qui si parte dagli scarti di un giorno di mensa Enea. Il prossimo passaggio si tratta di caricare questo materiale all'interno della tramoggia di carico. È un impianto pilota, questo piccolo digestore che riesce a pretrattare i rifiuti per degradare la cellulosa. La pompa sta caricando all'interno del biodigestore una quantità di materiale che varia dai 5 ai 15 kg di materiale secco giornaliero. Proprio l'alta percentuale di cellulosa contenuta nelle biomasse più povere, come scarti alimentari, canne, paglia e altri residui agricoli, è un ostacolo allo sfruttamento di questa materia prima abbondante, ma in gran parte inutilizzata. La degradazione della cellulosa, che in natura avviene con tempi molto lunghi, noi puntiamo ad accelerarla con un'apparecchiatura a campi elettrici pulsati che facilita la rottura delle pareti cellulari della materia prima vegetale, quindi il successivo attacco dei microrganismi sulla cellulosa, oppure quella invece di utilizzare specifiche colture di microrganismi opportunamente selezionati e potenziati. La digestione anaerobica è una tecnologia matura e abbastanza diffusa nel nord Italia, ma rispetto agli impianti convenzionali questo prototipo promette di aumentare la resa in biogas e far salire il suo contenuto in metano dal 50 fino al 70%, riducendo tempi e costi di produzione. Per essere immesso in rete, infatti, il biogas deve contenere almeno il 97% di metano, ma aumentare l'efficienza di conversione a costi elevati. Noi utilizziamo un rifiuto, lo trasformiamo in parte in un combustibile, il metano, e in un'altra in fertilizzante. L'intero processo è gestito da un software che misura volume e composizione del biogas prodotto e controlla i parametri vitali delle colonie di microorganismi operai. In fase di avvio, da 15 kg di scarti si ottengono circa 110 litri ora di biogas. In seguito l'impianto sarà collegato a pannelli fotovoltaici che forniranno l'energia necessaria al suo funzionamento, ma non solo: grazie a un processo di elettrolisi dell'acqua produrranno anche l'idrogeno necessario a convertire in metano la CO2 contenuta nel biogas.